Tutto è avvenuto in noi perché noi siamo noi, sempre noi e mai gli stessi, neanche per un minuto. Il tuo diario sarà il teatro dell'umiltà e del sospetto. Scegliere quindi tra il bene e il male a Palermo è molto più semplice che altrove. Fa schifo questo posto. Sono stato educato fin da bambino a dissimulare i miei sentimenti e quando era proprio necessario ad esprimerli per sottintesi. Era questo il comportamento della classe cui appartenevo negli anni 50 a Palermo, la città in cui visse come un clandestino lui, il principe più sapiente e caustico, il grande amico dei miei 20 anni. Lo vedete quello? Quello è il principe di Lampedusa, un uomo intelligentissimo. E come vanno i tuoi studi? Non lo so. In verità a me piacciono anche altre cose. La musica, per esempio. Buongiorno. Sono Marco Pace. Sa, ho letto le sue poesie. Qualche cuore di troppo. Un po' troppo sentimento. Perché? Si può scrivere senza sentimento. Tu lo conosci? Da che ambiente viene? Suo padre è un piccolo avvocato. Ha un certo talento. È uno a cui piace sorprendere. Cosa stai leggendo? Un romanzo d'amore. Casto e perverso. Giuseppe parla sempre molto bene di te. Non è detto che sia un buon segno. Sai meglio di me che il principe ama chi non dichiara i propri sentimenti. Voglio che ora lei inizi a leggere il romanzo che ho scritto io. Noi siciliani abbiamo talmente pudore, sì, pudore di esistere, che preferiamo tacere. Quando rompiamo questo silenzio, sì, deve esserci qualcosa da dire. Noi due abbiamo stretto un patto. Confondere il senso dei nostri incontri sarebbe un grave errore.
Volevo dirle una cosa su un delitto avvenuto tempo fa. Io non mi ricordo cosa dobbiamo dire. Non ti preoccupare, lo ricordo io. Che succede? Sto con un uomo. Perché non me l'hai detto? Volevo essere sicura. Ha detto che vuole conoscerti. Non mi è mai capitato di entrare così brutalmente nella vita degli altri. Credo di aver trovato quello che mi ha chiesto. Io credo che la menzogna, quando non è vile, sia molto più interessante della verità. Tu invece non hai mai avuto dubbi. Io e Ani siamo stati testimoni oculari. Prova a raccontarmi tu che cosa è successo. Non gridavano più, ballavano. Ma c'era una musica? La loro musica. Ora devo perderla. Devo lasciarla andare. Enrico? Enrico? Ma dove può essere andato? Non ne ho idea. Non ti viene in mente nessuno? Un amico? Un uomo politico non ha amici. Io sono perfettamente consapevole delle conseguenze che si scateneranno a Roma. È proprio quello che voglio. Voglio vedere questi stronzi che cosa faranno senza di me. In questo momento il paese non può consentirsi una latitanza dell'opposizione. Forse una persona che ci potrebbe aiutare c'è. Giovanni, suo fratello, è uscito dal manicomio. Lo ritengono innocuo. Sei identico a lui. Io sono qui per far sì che domani non si dica i tempi erano oscuri perché loro hanno taciuto. Ma che cazzo di malattia ha avuto? Sembra un altro. E chi ti dice che io sia la stessa persona? Porto con me tutti gli uomini che ho amato nella mia vita. Che te ho dimenticato. Si sente solo un respiro. Sei tu. Che è pazzo. Così dicono. Nessuno merita lodi per le sue buone azioni se non ha il coraggio di essere cattivo. Come possiamo essere sicuri che Rocher non gli abbia parlato della manovra? Lei è l'unico che può disturbare i loro piani. Evidentemente lei non si rende conto di cosa c'è in gioco qui. Penso che lei sia in pericolo, padre. Vorrei che lei mi confessasse.